Si parla di dieta mediterranea, non si parla solo di cibi o come vengono prodotti. La dieta mediterranea è una filosofia che insegna anche come ci si deve comportare, quello che è il rispetto dell'ambiente, quello che in qualche modo Papa Francesco nel Laudato Si, cioè l'edizione del 2013, ne parla come qualcosa di cui tutte le persone si debbono occupare. La regione si impegna, come vedete, in tanti momenti di formazione, ma soprattutto di informazione, perché grandi e continui sono i cambiamenti. Oggi l'educazione sanitaria e la prevenzione primaria costituiscono la manovra di economia sanitaria più favorevole, più produttiva a vantaggio di chi governa la sanità pubblica. La dieta mediterranea va promossa in tutte le sedi, soprattutto nelle scuole. Parallelamente con l'attività fisica, noi purtroppo in Italia abbiamo una carenza negli adolescenti, forse siamo il paese all'ultimo posto fra i paesi sviluppati nei quali i giovani e i ragazzi fanno attività motoria. Le patologie purtroppo collegate alla scorretta alimentazione, alla mancata aderenza ai principi della dieta mediterranea e in generale agli stili di vita sani, quindi in particolare l'attività fisica, in Sicilia rappresentano hanno un forte impatto sulla popolazione e sui sistemi sanitari. Il diabete di tipo 2, per esempio, la regione siciliana è una di quelle che ha la maggiore prevalenza, siamo quasi al 4% della popolazione che viene colpita da questa patologia che poi, come sappiamo, va ad avere delle ricadute importanti sia dal punto di vista delle malattie cardiovascolari, sia dal punto di vista delle malattie tumorali, sia per quanto riguarda fondamentalmente tutte le complicanze che richiedono ospedalizzazioni, ricoveri e quindi chiaramente vanno a impattare sui nostri sistemi sanitari.